La mia formazione di quando ero ragazzo l'ho ricevuta dall'Associazione degli Studenti Medi del Paradisino. Di tener conto che nonostante tutto l'azione cattolica durante la guerra esaltò certi suoi metodi di esistenza, di operosità, che non sempre gli storici mettono nel rilievo necessario. La mia esperienza dice, per esempio, che le riunioni dell'azione cattolica, sia i gruppi giovanili o delle donne o degli uomini o dei giovani che si realizzavano nelle parrocchie, soprattutto quelli che si realizzavano nel campo degli studenti medi e della FUCI, erano fatte nonostante tutto col metodo squisitamente democratico. Riunioni volevo dire assemblea. L'assistente, in generale il parroco o il vice parroco e così via, poneva la questione e l'assemblea discuteva. C'era un metodo di discussione su argomenti proposti che non sembrerebbero nemmeno, come dire, conformi allo spirito cattolico in genere autoritario. Arrivava l'ordine del Papa, l'ordine del Vescovo, signor sì. No, la pratica sempre si realizzava, più o meno marcatamente, nell'ambito dell'azione cattolica, era invece un metodo partecipativo, problematico. Si poneva la questione, si poneva il problema, si diceva qual era la soluzione che l'autorità indicava, poi si dava spazio alla discussione, si poteva discutere, intervenire. E le decisioni che poi si d'ordine pratico che si prendevano in quell'occasione, programma dell'associazione per l'anno, la nomina dei dirigenti, le principali manifestazioni. Questo programma veniva poi definito in modo collettivo, di modo che la responsabilità del gruppo dirigente, del dirigente, era mutuata da decisioni collettive, il che è un dato di natura democratica di uno scarso rilievo. Soprattutto era molto bravo Don Marino Bergonzini, che sapeva intrattenere con una conversazione continua i soci del circolo, dell'associazione. Mi ricordo che tutte le sere l'accompagnavamo a casa, abitavano in principio di via Vignolese, c'era un 20 minuti di strada a piedi insieme ed era un'occasione per una conversazione frequente. Stiamo parlando degli anni 30, io sono del 21, avevo 14-15 anni, quindi eravamo 35, 36, 37, via, quel tempo lì. Di fascismo non se ne parlava mai, e il consiglio di Don Marino Bergonzini, anche via privata, era questo: alle riunioni a cui venite convocati spessissimo, almeno una volta alla settimana, dai dirigenti fascisti, se proprio non potete fare a meno per non incorrere in punizioni o andateci, ma fate finta di non andarci, non ascoltate quel che vi dico. Era una fascista, anzi era un antifascista, lui veniva da San Vito di Spilamberto, un centro di comunismo, di antifascismo molto spiccato in provincia di Modena, e Don Marino Bergonzini conservava questa caratteristica antifascista. E senza fare una formazione antifascista in modo esplicito, perché non avrebbe potuto assolutamente farlo, di fatto egli ci ha abituati ad essere molto critici verso il fascismo e a non cedere al fascismo. I valori più esaltati erano l'amicizia reciproca, la fedeltà alla parola data, certo la fede, ecco, e la frequenza ai sacramenti, tutte le sere il rosario, tutte domeniche la messa, i valori fondamentali erano quelli che si riferivano alla fede.
il proprio paese imponeva un dovere di combatterla nella maniera migliore possibile. Questa convinzione era diffusa anche nell'educazione cattolica, insomma, il servizio alla patria, anche con il sacrificio della vita, era un dovere. Quindi non ci trovammo in contrasto, non ci fu contrasto fra l'educazione cattolica ricevuta e il patriottismo di stampo fascista, perché questo patriottismo veniva vissuto magari non in termini, non con ragioni d'ordine fascista, ma con ragioni d'ordine cattolico. Veniva la partecipazione alla guerra era un dovere, era un servizio verso la comunità. Io mi ricordo un episodio ad Ugaresa, vicino a Karlovac. Un giorno catturammo un giovanotto perché era sospettato che fosse un ribelle, un partigiano, e mi fu dato il compito di portarlo a casa sua. Io mi ricordo che assieme a altri due compagni lo portammo a casa sua. Quando entrammo nel cortile, padre, madre, fratelli e parenti, tutti terrorizzati. E io con la faccia sorridente: ma non abbiate paura, anzi, fatevi coraggio, rallegratevi, vi portiamo questo ragazzo vostro che era stato fatto prigioniero, con accuse che fosse stato fatto, io ho il compito di riportarvelo a casa. Tanti sorrisi e tanti abbracciamenti, specialmente da parte della mamma. L'8 settembre io ero a casa in licenza, ero appena diventato ufficiale, ed ero a casa nella licenza che viene di un mese dopo la nomina ufficiale. E mi ricordo che andai a Magreta per collegarmi con alcuni miei amici che abitavano là, soci del Paradisino, dell'Associazione d'Azione Cattolica, Ermanno, Cavazzuti e così via, e decidemmo di non presentarci, e non ci presentammo. E cominciò una specie di organizzazione clandestina. Anzi, Ermanno e Alfredo andarono a Fiorano, dove il presidio locale aveva nascosto delle armi in una stalla, e il proprietario di questa stalla venne ad avvertire Ermanno e Alfredo che c'erano là le armi, e Ermanno e Alfredo andarono e procurarono le armi. Furono le armi con cui furono armati i primi reparti partigiani di origine cattolica, originari tutti da Magreti in sostanza, ecco. Andammo in montagna, Montefiorino, Farneta, Frassinoro, i due comuni di Frassinoro e Montefiorino. E là riuscimmo presto ad imporci alla stima anche dei compagni, tanto è vero che quando si decise di fare un unico comando dei partigiani della montagna, della divisione Modena-Montagna, e questo avvenne, se non sbaglio, nel novembre del 44, il sottoscritto fu nominato comandante generale di tutti i partigiani della montagna, comunisti, azionisti, socialisti, cattolici, a dimostrare come la diffidenza tra comunisti e cattolici lassù di fatto fosse caduta, non c'era più, insomma, ecco, ci si fidava molto gli uni degli altri, anche perché ciascuno aveva dato prova di essere leale, di essere sincero. I valori fondamentali della resistenza erano la libertà, la pluralità delle idee politiche, il combinarci di queste idee attraverso libere discussioni, decisioni assunte in organi eletti e con la maggioranza verificata. Questi erano i punti fondamentali anche allora, quindi democrazia e i comunisti, per la verità, non tentarono mai di abolire queste regole, per cui in sostanza si poté convivere anche essendo così diversi. Eccola. Loro avevano la prospettiva di arrivare che un giorno o l'altro i russi arrivassero qui e tutta l'Europa diventasse comunista. Noi avevamo tutt'altra prospettiva. Ma a parte questa fondamentale differenza, c'era un rispetto reciproco nella società, e anche noi eravamo rispettati. Io mi ricordo che non mi sentii mai, stante l'esperienza montanara, anche qui in pianura, io non mi sentii mai condizionato
da quel feroce comunismo antidemocratico che c'era diffuso qua giù. Io mi ricordo che nascevo, andai in moto a Vignola e arrivato a San Damaso mi si accostò un'altra moto e mi ordinò di fermarmi. E io mi sono fermato, dice: dove vai? Vado a Vignola a fare un toniere, un comitto. Ma tu chi sei? Io sono Lino Paganelli, democristiano. Allora questo tale dice: vado proprio a fermare uno che non era proprio il caso di perdere tempo. Lo so che sei un democratico e convinto, vai, e via. Capito così? Per cui non ci furono dei condizionamenti rigorosi, forti. No, venivano in chi si riteneva, chi era ritenuto convinto in buona fede, era rispettato. Era rispettato, non è mica poco. A me la situazione di oggi pare dominata da una fondamentale caratteristica, l'indifferenza quasi totale rispetto ai fatti politici. La gente campa, tira avanti, tutto il più si interessa così, un po' per passatempo, un po' per... non so perché. Del resto Berlusconi non troverebbe posto in un paese che avesse delle convinzioni e una prassi politica più marcata. Berlusconi ha spazio perché la gente se ne frega di tutto. E cosa bisognerebbe fare secondo lei per... La più attiva e intensa attività formativa che non si fa più nell'ambito dell'Azione Cattolica, nell'ambito dei partiti, nell'ambito dei sindacati, nell'ambito delle cooperative, dovrebbe essere molto più intensa di quel che non sia adesso. Intenso come era nei primi anni dopo la liberazione, quanta attività formativa per i giovani. Oh, tutte le sere eravamo in giro fuori a fare attività formativa. Adesso non se ne fa più.